E allora, ragazzi, vediamo un pochettino questo repair di Milo Divino, l'ultimo repair arrivato. Poi magari facciamo anche l'addestramento, perché ho visto che qualcuno ha un po' di problemi a farlo, quindi a che ci siamo, a che parliamo di Milo, glielo infiliamo pure. E allora, Milo Divino, repair quindi dell'ultima abilità, quella che prima ci permetteva di attivare al 100% modalità invisibile, ovviamente ne parlo a livello 5, quindi 100% di attivare la modalità invisibile e quindi non poteva essere selezionato. Si rivelava soltanto quando subiva danni, quindi qualcuno con danni AOE ovviamente, e inoltre aveva il 20% di possibilità di essere immuni, cioè schivare il colpo, poteva evitare il colpo. Bellissimo quando evitava con l'occhio di Thanatos e andava a vuoto, una delle cose più belle. E si poteva attivare al massimo 3 volte a turno. E allora tutta questa parte è rimasta invariata, completamente ricopiata, quindi hanno soltanto aggiunto cose. Quindi non cambia, già vi dico subito, il funzionamento di Milo. Alcuni repair vanno a cambiare un po' le meccaniche, vengono utilizzati i personaggi in modo diverso, vedi ad esempio un Orfeo. Che poi era diventato un anti-healer. Lui no, semplicemente hanno aggiunto cose che fai. Hanno buttato un po' di roba. E mi sembra un repair fatto un po' male, nel senso come mentalità. Diciamo, sicuramente quando aggiungi roba il personaggio per forza diventa forte. Se ti metti là ad aggiungere e fa questo, e fa questo, e fa anche questo. Cioè, è per forza più forte perché stai solo aggiungendo. Però non ci hanno riflettuto, secondo me io avrei cambiato qualcosa proprio nella struttura del personaggio. Comunque, andiamo a vedere subito che cos'è che hanno aggiunto. Allora, abbiamo detto che lui col 20% di possibilità evita un colpo. Quindi, quando si attiva questa cosa, se evita di subire danni, ottiene un punto energia. Quindi, ogni volta che lui schiva un colpo, ottiene un energy. Quando Scorpio effettua un'azione, riceve il 50% di riduzione danni per un turno, una cosa buona, quindi si alzano le difese per un turno. Se Scorpio viene stanato dal suo nascondiglio, quindi qualcuno riesce a colpirlo con un'AOE, il suo attacco fisico aumenta del 20%, quindi tu mi sveli, ok, ma io faccio ora più danni. Successivamente ha il 100% di possibilità di colpire chi lo attacca, quindi se qualcuno lo svela facendogli danno, lui subito risponde con un colpo. Questa è una cosa interessante ma situazionale, perché lui risponde con un colpo di base, quindi se ti svelano all'inizio non succede niente, perché un base di Milo, ancora come sappiamo, lui deve colpire un po' di volte prima di fare dei bei danni, e quindi se lo fanno all'inizio diciamo che non fa niente di che, se lo fanno più a metà partita, quando lui si risveglia, diciamo attiva, non, come si chiama, quando lui inizia a colpire tutti, la cuspide scarlatta suprema, non mi ricordo. Allora è più interessante, però all'inizio dei turni poco importa. Quando infligge dei danni, Scorpio ha il 50% di possibilità di aggiungere una carica di sanguinamento. Allora, questa secondo me è una parte in cui hanno sbagliato un pochino. Scusate, ho risposto al cellulare, stavo dicendo. Allora, 50% di possibilità di aggiungere una carica di sanguinamento. Dicevo, questa è una cosa in cui hanno sbagliato un pochettino e che secondo me dovevano osare per rendere il personaggio davvero OP. Non OP, anzi, forte abbastanza da essere a livello dei DPS forti che ci sono per ora, come Sukio, Shura, altri DPS che non mi vengono ora in mente, scegliete chi volete. Perché questo 50% è un po' timidino. Va bene che lui colpisce tante volte, quindi qualche carica di sanguinamento comunque sicuro la mette, però magari poteva estendersi anche un concetto di poteva tornare il Bleed Team, insomma, potevano semplicemente metterla alla certezza del sanguinamento ed era veramente una cosa molto forte, perché il Bleed è lo status più forte che ancora c'è nel gioco. Comunque, andiamo a vedere, facciamo, come vi dicevo, l'addestramento. E allora, quindi qua ci fa un riassuntino, quindi una volta risvegliato, quando poi ripari, quindi Scorpio guadagna riduzione danni quando effettua un'azione.
Se nascosto, qua ci sono un po' di virgole buttate a caso, riesce a evitare di subire danni. Se nascosto riesce a evitare, infatti con queste virgole si legge ma, riesce a evitare di subire danni, ottiene energia. Se invece viene stanato al suo nascondiglio, il suo attacco aumenta l'attacco fisico. Aumenta i permette di colpire l'unità che l'ha attaccato, quindi countera. Il problema è anche questa energia che hanno aggiunto è un po' inutile, perché lui comunque ha nelle skill un limite massimo di quante volte può colpire. E siccome noi tanto lo usiamo con Rock, e di solito abbiamo tutte le energie che vogliamo, questa energia in più che otteniamo, quindi già abbiamo, diciamo, ci interessa di meno, quindi già abbiamo due delle quattro aggiunte che sono un po' relative, come il 50% il Bleed Team, il marchio Bleed al 50% e il fatto di ottenere un Ele. Cioè, ora vediamo se mi riesce a primo turno. Ovviamente qua il problema è che questi stronzi ci devono far provare Milo, ci devono, diciamo, questo tutorial serve anche a farci capire, ehi, guardate quanto è forte il nuovo reperi che vi abbiamo messo. E contro ci mettono Alba Fica che ci diminuisce i danni. Cioè, questa è una bastardata mettere Alba Fica contro. Quindi, prima di tutti, noi dobbiamo uccidere subito Alba Fica, se no non facciamo un cazzo di danno. E ci aiuterà in questa partita. Sarà più utile. Vedete, non faccio danno, cioè anche con gli altri 120, vabbè. In questa cosa sarà più utile Atena che ci servirà per finire Alba Fica. Quindi lui subito, avete visto, ha risposto con un attacco automatico, quindi si risveglia anche un pochettino prima perché dovrebbe aver già ottenuto un punto che non vedo però. Uno, no, ok, quindi pensavo fosse ovvio che aumentasse con le counter e ci aiutasse a risvegliarlo prima. In realtà, quindi, a quanto pare no. Allora, guardate, io ho messo due stack di bleed. Stavolta no. 3. È il bleed che a me interessava, onestamente. Ma che cosa mi ha montato lui qua? Niente. Allora, vediamo di riuscire a finire. Qua lui me l'ha svelato, quindi si è preso un colpo in automatico. Peccato, non ha schivato il colpo, nemmeno stavolta. Ok, riduce i danni subiti. Quindi lui si va potenziando. Qua riduce i danni subiti e aumenta l'attacco, vedete, più 400. Ora, vediamo se riusciamo a finire. Allora, io non lo voglio uccidere perché lo devo finire con lo scettro di Atena. Cavolo, si è risvegliato. Ok. Perché se lo uccido con Milo, lui si risveglia e si ricarica di energy e mi colpisce pure. Quindi lo devo portare al rosso e finirlo con Atena. Perfetto. Adesso dovrei uccidere Thanatos. Cazzo. Diciamo che da questo tutorial non si evince bene un repair, ma è fatto per farti vedere un pochino cosa fa. Atena non fa niente di danni. Dai che ce la facciamo. Ecco, col bleed, lui praticamente si è ucciso col bleed. Questo per quanto vi dicevo l'importanza di queste stack. Ok.
Quindi io lo andrei a infilare onestamente con Alba Fica, andrei a sfruttare molto questo bleed, onestamente, se lo dovessi giocare. Ok, questo era l'addestramento. Torniamo un attimo a parlare di lui. Andiamo nel campo d'onore. Ora ci devo giochicchiare un pochettino. Allora, questo repair, onestamente, secondo me lo rende un pochettino più giocabile. Non lo stravolge, non diventa un altro personaggio, non diventa super forte. Gli hanno aggiunto questa possibilità di bleed, un pochino di resistenze e un pochino di danno in più. Però lui ha sempre i problemi che ha, cioè che dobbiamo aspettare che colpisca tante volte prima di fare davvero danni, quindi il problema è che agisce tante volte, che quindi può essere colpito a tanti counter, può essere colpito da Thanatos, per dire il primo che viene in mente, può farsi male con Hypnos quando lui mette i marchi e quindi ogni azione lui si fa dei danni, può morire anche lui stesso di bleed se contro ha un Alba Fica. Può morire in 150 modi questo personaggio. Ora non so se queste difese basteranno, ma non penso, perché comunque i colpi che riceve sono più forti di queste difese che ottiene dal repair. Può andare adesso che c'è Serafina, un nuovo counter in più, perché lui agendo tante volte va a caricare le onde di Serafina, che lo può anche congelare e quindi bloccare. Insomma, secondo me non è un personaggio che tornerà a essere usato per chi non lo usava grazie al repair, ma chi lo usava già prima, anche negli account sempre più grossi, dove si possono permettere di portare in campo qualche cosa in più, loro lo continueranno a usare un pochino meglio. L'unica cosa che mi viene in mente anche grazie a questo repair è che magari, visto che lui ottiene in altre maniere delle energy schivando colpi o quando è che veniva svelato, mi pare. Quando è che riceveva l'energy. Qua, 6 vita di subire danni, insomma. Si potrebbe provare a mettere un Felina, perché i due cosmi che si usavano di più alla fine erano Felina o Rock. Ovviamente tutti usavano Rock perché lui deve avere tanta energia per skillare. Una volta che magari lui ha un altro modo per ottenere energy, si potrebbe provare Felina, alzargli un altro po' il danno per cercare di andare a killare il prima possibile l'avversario, anche se penso che questo Felina. E poi alla fine si tornerà a usare il Rock, perché comunque lui guadagna un'energy solo quando schiva il danno. Non è che venga colpito così tante volte, ma si possono sfruttare gli AOE dei team nemici, che ormai sono sempre di più effettivamente. E quindi se lui riesce a ottenere quelle energy sufficienti, possiamo andare a mettere un Felina. Va bene, questo era tanto per parlare un pochettino di questo repair e magari nel prossimo video farò qualche partitina invece sia per provare lui sia per provare un pochettino Asmita. Alla prossima.